Rush finale per partiti e candidati. Con le elezioni europee ormai alle porte, anche Napoli ha fatto da teatro a manifestazioni e convention dei vari schieramenti per la chiusura della campagna elettorale. Numerosi, peraltro, anche i meeting tenutisi in area Flegrea. Martedì scorso, infatti, gli esponenti del Movimento 5 Stelle si sono presentati a cittadini ed elettori in piazza 27 gennaio a Monte di Procida. Insieme a tanti altri amici, praticamente, ci siamo organizzati, attivati perché anche a Monte di Procida potesse venire qualche rappresentante esponente del movimento per presentare quello che è stato fatto e che stanno facendo in Parlamento e anche per parlare delle elezioni europee. Effettivamente ognuno di noi pensa che l'Europa sia lontana e che non è un problema tangibile che ci tocca da vicino, poi invece ci rendiamo conto che invece l'Europa è fatta da comunità, quindi da piccole realtà anche piccolissime come le nostre, che però si rispecchiano nell'Europa. Due giorni fa è stata poi la volta di Forza Italia, che a Torre Gaveta, in un incontro svoltosi alla presenza del presidente della regione Campania Caldoro e di altri esponenti del partito, da Iannuzzi a Nitto Palma, ha esposto il programma proposto dalla candidata Barbara Matera. Il mio programma elettorale è sinceramente concentrato in un'unica parola, che è il mio non slogan elettorale, ma è la parola che mi accompagna in questo viaggio che è la mia campagna elettorale, ed è esserci. Esserci perché in questi 5 anni mi sono impegnata tantissimo al Parlamento europeo, con un 94% di presenze al voto, in commissione, per numero di emendamenti fatti, per direttive europee firmate e cofirmate. Ma esserci vuol dire esserci anche di più sul territorio ed essere molto più vicina ai nostri amministratori. E soprattutto da giovane e da donna non posso far altro che continuare sul percorso che ho già iniziato. Non molto lontano, intanto, lo schieramento che vede alleate le frange di Fratelli d'Italia e Alleanza Nazionale, alla presenza tra gli altri di Nello Savoia, presidente del Consiglio Comunale di Bacoli, ha introdotto il proprio candidato Luigi Rispoli. Ma i due punti fondamentali sono quelli, da un lato, di questa nostra richiesta che sarà concretizzata attraverso la presentazione di una risoluzione per uscire dal sistema euro, non per uscire dall'Unione Europea, ma per tornare alla moneta nazionale, perché riteniamo che attraverso questo il nostro paese, così come sostengono fior di economisti e anche qualche premio Nobel, possa ricavare solo dei vantaggi tornando alla propria moneta nazionale. L'altra è che noi praticamente vogliamo cambiare le regole di questa Unione Europea, che è una Unione Europea un po' bizzarra, nel senso che le regole che ci sono continuano a far arricchire chi ricco già è, ma condannano ad un futuro di povertà chi vive in paesi che hanno un'economia debole, come per esempio la Grecia, la Spagna, il Portogallo, l'Irlanda. Del resto, il PD lo scorso 16 maggio ha incontrato i suoi elettori nella città di Pozzuoli alla presenza del sindaco Vincenzo Figliolia, che ha accolto fra gli altri Lorenzo Guerini, vice segretario nazionale del partito. Mezzogiorno, Europa, investimento dei fondi europei sono stati i temi caldi della manifestazione, che ha visto tra i partecipanti Assunta Tartaglione, segretario regionale del PD Campania, e Pina Picerno, deputata e capolista PD per l'Italia meridionale alle prossime elezioni europee. Anche Nichi Vendola martedì ha fatto tappa a Napoli, in particolare al Cinema Modernissimo, a sostegno della lista L'altra Europa con Tsipras. Presenti con lui sul palco anche Dino Palma, ex presidente della provincia di Napoli e candidato alle europee nella circoscrizione meridionale, e Salvatore Vozza, coordinatore regionale di SEL Campania. Al momento non resta che attendere i risultati del voto di domenica, che dopo un intenso e combattuto tour elettorale che ha visto protagonista anche il nostro territorio, decreteranno finalmente a chi spetta l'agognato posto in Europa.